Eccoci qua con un nuovo video, yeah! Con la mia sorellina Nancy. Io sono Carita Dolce. Adesso siamo qua per farvi un video tanto atteso. Che fai, Mimi? Di che ci avete tanto richiesto? Che ho inventato io. Esatto. Tanto tempo fa. Dei vestiti più brutti di Carita Dolce, che noi vi abbiamo fatti, i vestiti più brutti, le scarpe più brutte, che poi mi sono vendicata e ho fatto quelli di Nancy. Quindi cercateli tutti, ci sono tutti, vi lasciamo comunque il link anche nel box informazioni. Oggi vogliamo fare i vestiti più brutti di Carita Dolce, però invernali. Versione inverno. Sì. Abbiamo pensato di farlo stagionalmente, dato che vi piace molto questo video. Se vi piace lasciate tanti like, ai 15.000 like faremo anche la primavera, l'estate, insomma tutte e le magari stagioni. Anche i vestiti più brutti meno. Sì, no. I vestiti più brutti di Nancy, so. E di nuovo altre borse, altre cose, perché noi avevamo tante cose brutte. Specialmente ovviamente non avevo dubbi. E mi raccomando, iscrivetevi al nuovo canale di Nancy. Grazie. Tante ci dite che non lo trovate, è semplicemente perché è nuovo. Quindi cliccate nel link che vi lascio io nel box informazioni, oppure sul commento che lascia Nancy sul suo nome, così accedete al suo canale e vi iscrivete, oppure alla fine sulla faccina. Alla fine vi metto anche la faccina. Comunque iniziamo subito. Sì, io veramente sono un po' preoccupata perché tu mi smerdi, mi fai le figure. Ma di dai, merda, per ridere un po' pubblicamente, sai, sono soltanto 4-5 che guardano questo video. Dai, io mi metto qua, okay, e tu mi smerdi. Iniziamo. Vai, quinto iniziamo. Posto, vestito più brutto. Sempre stato di bene. Quindi questo è poco brutto, poi ci saranno altri più brutti. Questa cosa bella, ok? Questa felpa! Ma com'è che è bellissima? È la mia felpa preferita. Ragazzi, una felpa, non so, tu che c'hai 50 anni ti metti ancora queste felpe con mini topolini. Ma vergognati, una vergogna. Questa è la mia felpa da teenager, capito? Io sono teenager inside. Sì, ma l'ha comprata ieri, non è che quando eri teenager l'hai comprata. No, l'ho comprata qualche mese fa, però mi piace tantissimo. Cioè io me la metto anche da volte per dormire, la adoro. Ecco, mettila solo per dormire, non uscirci mai. Con la felpa anche. Spesso incontro anche tante ragazze che mi salutano, mi dicono che è carina questa. Magari ti legge pure il topolino, il fumetto. No, ma è bella, dai. A me piace. Ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti qual è la cosa che più brutta. Più brutta che... E se qualcosa secondo voi si salva, dai, aiutatemi. Al quarto posto. Dai, questa ormai va spedita come un treno. Oddio. Non si capisce cos'è, un pugno in un occhio. Me l'hai trovata nel mio armadio? Sì, è tua. Cioè, ma cos'è? Righe, pua, fucsia, un fucsia che ti acceca. Righe, ma guarda. Non ma sapevo di avere questa felpa, devo dire. Sì, la non sapevi, te la metti ogni giorno. No, giuro, non me la metto ragazzi, mai. È veramente. Ma dai, è carina, adesso che me l'ha fatta vedere, quasi quasi me la metto. Cioè, ma che è la maglia Po? Avete mai sentito la scritta Po? Ma che significa? Vabbè, no, simpatica, no. Dai, me lo trasmette allegria, che nella vita ci vuole un po' di. No, allegria. Non mi piace affatto. E questa è una che brucierei subito all'istante. Bruciamo! Sì, bruciamo! Il palo si fa il 15 agosto, perciò ci vuole tempo. No, no, la mettiamo nel caminetto e ci riscaldiamo. Vabbè. Oh! Terzo posto! Evviva! Pa. Dai, questa è bella! Ragazzi, questa è bella! Peggio di una maglietta leopardata. Ah, questa è bella! Cioè ma tutto, che è? Una capa di una tigre. A me sapete che piacciono le tigri, le leoni. Ragazze. È bella invece, ma molto proprio cattivo gusto. Aggressiva, no, è squallida. Dai, ma cioè, secondo me vuoi che te la presti? No, dai, non la voglio, la maglia con la capa morta della tigre. No, no, guarda. Ma è viva, c'ho gli occhi aperti la tigre. Nevermind, never no, mind, no. Never non ci pensavo. Non ci pensavo che la vita. No, no. Se no, no, è troppo brutta. A me piace. Capisci niente. Capisci nulla. Bruciamo. Mettiti le tue robe da nonnina che non sì, sei altro meglio. La maglia viola la va. Infatti. Andate, poi io parlo. La maglia viola è lo smalto turchese. La lasciamo, sono un po' così. Colori proprio brutti. Oggi hai voluto fare allecchino. Sì, okay. Praticamente. Posto. Secondo posto, no. Vestito più brutto non di Carita sto, Dolce. È bellissimo. Volgare. È bellissimo. A proposito, se volete vi facciamo un video su tutti i vestiti più volgari e brutti di Carita Dolce. Io ne ho molti, ma non sono volgari, sono sexy. Perché no, secondo me la donna gusto. Bisogna vestirsi sexy.
Guardate se questo è sexy o fa schifo. Ma che è sto coso? È bellissimo. Ma è un vestito a pezza. È praticamente abitato e poi è corto, è strettissimo. E poi c'è una scollatura, c'è vertiginosa. Sta davanti che dire, no, ma mi piace. Neanche una con un bel tacco. No, no, però ho fatto tante conquiste. Sì, infatti, immagino. Sto scherzando. Cioè, rosso fuoco, un vestito rosso devo fuoco. Devo dire la verità, è un, un vestito estivo. Quindi vesto d'estate. Ma perché ce l'hai nell'armadio invernale? Fammi capire, cos'è sto vestito rosso nell'armadio invernale? La domanda sorge spontanea. È un vestito che è messo d'estate, sai, comunque tutti, cioè, fa caldo, ok, ci sta. D'inverno, insomma, non tanto. Non so come tu l'abbia trovato nel reparto invernale del mio armadio. Sì, te lo metti anche d'inverno sto coso, vergognati. Ti fai venire la febbre per essere provocante. Però è un bel rosso. Sì, 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 bruciato. Al primo posto il vestito più brutto in assoluto. Un nuovo acquisto, una new entry nell'armadio di Carlita Dolce. C'è ancora l'etichetta, infatti. Ta-da! Non ho avuto ancora il coraggio di metterlo. Guardate, ragazzi, c'è ancora l'etichetta, perché io penso non avrà mai il coraggio di metterlo. Questo è quello che vi abbiamo mostrato nell'ultimo video. Ha-hul. E tutti mi avete dato ragione che faceva schifo. E quindi per forza il primo posto è questo. Ragazzi, è troppo bello. Cioè, ma che mi sembra il cappotto dei Flintstone. Non domani lo so, quando brutto. Esco me lo metto. Sì, sì. E metto sotto un abitino nero tutto succinto. Madonna e questo mia. Aperto. No, magari col vestito rosso fuoco. Ti metti questo sopra e ti interno. Divento quella la brava la tata, la zia però, madonna. La zia di Francesca. No, zia Concetta, Concettino. La vestaglia di zia Concettina. Questo è bellissimo sto infatti. Ma com'è caldo, è troppo bello. L'unica cosa forse che è caldo, però guardate, c'è cioè, proprio proprio profumo, ma di leopardo, di puzza proprio, mamma mia. Non è vero. Madonna, ragazzi, è ma bellissimo, ma poi è lunghissimo. Mi piace proprio, ragazzi, questo è proprio cattivo gusto. È al primo posto e questo lo devo bruciare. Ma voi devi bruciare il vestito nuovo, non no, questo sì, lo brucio. Questo poi sa come prende fuoco subito nel cammino. Poi ci faccio due castagne. Ce ne mangiamo. Madonna mia, comunque ragazzi, è troppo brutto. No, la bacca, io lo do. No, buttiamolo, via. La mia missione è finita. Ho bruciato 5 capi bruttissimi di Carlita Dolce e continuerò sempre di nero tutto. Di questo passo rimarrò senza nulla nell'armadio, perché mi bruci tutti, che mi rimangono soltanto i pigiami, i calzini e le robe da nonnina. E quello così ti devi vestire. Contenta? No, per niente. Quando mi fa rossura, forse si va. Ragazzi, questo è tutto. Anche oggi così densi un po' smerdata davanti a tutti. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciateci un bel like se vi piacciono questi video. Anzi, io vi voglio vendicare. Voglio fare vestiti più brutti di Nancy, no. Quindi vi voglio mostrare tutte le cose che c'ha lei. Proprio tiene ancora le maglie tipo di quando andava al liceo. Sì, ve lo giuro. E poi tiene certe robe proprio squallide che ne manco mia nonna. Ma quindi, che ne sai tu della moda? La moda delle ultra ottantenni, però. Fine. Semplice. Fine qua, vabbè. Ragazze, vi mandiamo un bacio grande e viva l'armadio di Carlita Dolce. Iscrivetevi al mio canale, momento pubblicità. Sempre pubblicità, ma ormai programmate le prossime pubblicità. Ciao! Ciao! Mua. Viva il leopardato! Viva la roba semplice!